Tutto pronto per la festa del lupo organizzata dall'Associazione per la Storia, l'evento in programma al Partenio Lombardi all'intento di unire l'Ispigna calcistica sotto un'unica bandiera come recita lo stesso striscione vicino al palco con scritto sopra Ilpigna appartenenza e aggregazione. Saranno oltre 100 i primi cittadini che hanno aderito all'iniziativa a cui verrà donata una maglia celebrativa su cui ci sarà raffigurato il paese di appartenenza. L'appuntamento è per le 18.30 allo stadio, dove prima ci sarà la presentazione delle giovanile e successivamente quella della prima squadra, oltre al direttore sportivo di De Vita, l'allenatore Roberto Taurino, il presidente Angelo Antonio D'Agostino. Ci sarà spazio per il responsabile del settore giovanile Giuliano Capobianco. Nando De Napoli, coordinatore dell'area tecnica del settore giovanile e Gigi Molino, responsabile della cantera irpina. Così come ci saranno gli interventi del presidente e del vicepresidente della provincia Rino Buonopane e Costantino Giordano e quello di Carmine Zigarelli, presidente della LND Campania. Durante l'evento sarà trasmesso anche un video emozionale realizzato da Lupo Dan.